Beh, voi sapete che domani è l'anniversario della strage di Piazza Fontana, il 12 dicembre, e a Milano sono state organizzate alcune iniziative per ricordare la strage e altre iniziative per ricordare la morte di mio padre, Giuseppe Pinelli. A Milano ancora c'è questa divisione. E momenti distinti per ricordare morti che sono stati comunque accomunati dalla storia. Questo è quanto. Praticamente per ricordare mio padre ci sarà la manifestazione sabato 13 e in quell'occasione si ricorderà non solo mio padre ma anche Saverio Saltarelli, che è un ragazzo di 20 anni che il 12 dicembre del 1970, in occasione della manifestazione in ricordo della strage di Piazza Fontana, venne ucciso dalla polizia da un candeloro lacrimogeno. Ed è importante ricordare anche Saverio Saltarelli, perché non ha più nessuno. E quindi se non c'è una famiglia che spinge, il ricordo si affievolisce. E quindi bisogna che i compagni prendano il posto della famiglia che lui non ha. Per quanto riguarda le celebrazioni che invece riguardano la strage di Piazza Fontana, domani ci sarà un consiglio comunale aperto, a cui parteciperò perché mi piace l'idea di essere una spina nel fianco di questa amministrazione comunale, e questo senza. E poi ci sarà la cerimonia istituzionale in Piazza Fontana con la deposizione delle corone e un piccolo corteo con comizi dei familiari delle vittime di Piazza Fontana. Voi sapete tutto, non so, sapete tutto o non sapete tutto? Sappiamo il giusto, qui ci sono anche molti giovani, infatti prima del collegamento stavamo parlando, diciamo abbiamo fatto un piccolo excursus su quello che è stato e su quello che, come tu dicevi poc'anzi, può essere, perché è importante ricordare anche delle figure minori. Abbiamo qui delle persone che ci ricordavano che anche qui in provincia, nelle nostre province, ci sono state delle figure come quella che citavi tu, un po' dimenticate, perché poi il tuo è un cognome importantissimo. C'è una storia. Io ricordavo ai ragazzi che Gian Maria Volonté girò un famoso documentario, credo, Le tre Le tre ipotesi ipotesi sulla morte. E infatti ricordo che c'erano anche attori importanti di quella bottega, a parte ovviamente Volonté, come Renzo Montagnani, magari tutti ricordano solo per film scollacciati, ma in realtà erano grandi attori. esattamente, questo dà l'idea di come ci fosse una società civile Sì. che si è mossa, indignata e che si è mossa, e c'era un fortissimo impegno politico di queste persone. Quando muore mio padre, e poi magari ricostruiamo anche questa vicenda, cioè perché ricostruiamo, no, come è morto, È storia cioè, bella. età, mi si capisce, mi si capisce, crea un movimento d'opinione. Un giudice dirà a mia madre: non pensavamo che un anarchico avesse tanti amici. Pensavano che fosse morto nessuno. Per ovvero, che un anarchico non pensava che una società civile si sarebbe indignata di questa morte e avrebbe chiesto verità. La dice lunga su quello che era il clima dell'epoca, che non so neanche se fosse molto peggio di quello che stiamo vivendo adesso, sinceramente. Comunque, adesso dimmi tu, se volete io faccio un escurso storico, vi porto a riportare. Siamo tutti qui, io non so se riesci a vedere, ad avere una visione d'insieme, ma siamo più di quanto tu creda. Quindi Non so, comunque, siamo tutti qua. interrompetemi con le domande, non so, proviamo Beh, così. magari tu puoi cominciare con questo excursus che fa anche un po', diciamo, da didattica, non banale, non retorica, perché in effetti, soprattutto per chi è più giovane,
può davvero dargli un po' la cartina di tornasole di quello che era quel momento storico, che ormai, diciamo, sono passati già parecchi decenni, parecchi possono proprio non averlo neanche vissuto di ritorno, diciamo così. Se tu fai questo excursus, poi dopo sicuramente ci saranno delle domande che ti faremo. Vuoi partire? Sì. Allora, io partirei da questo. Allora, parliamo da chi era Giuseppe Pinelli. Perfetto. Cioè, Giuseppe Pinelli era una persona che è diventata anarchica in giovanissima età, si era formata con i testi classici dell'anarchia. Ha studiato Malatesta, Bakunin, Proudhon. Sì. Aveva lasciato precocemente la scuola, come molti della sua generazione, per aiutare economicamente la famiglia. Aveva partecipato alla lotta partigiana come sorpresa. Era rimasto in città per la lotta partigiana. È riuscito all'esperienza della guerra con un rifiuto totale per qualsiasi forma di autoritarismo e con una gran voglia di confrontarsi. Aveva studiato l'esperanto, una lingua che aveva imparato molto bene e che intanto doveva essere quella lingua universale che avrebbe abbattuto le frontiere linguistiche. E proprio a un corso di esperanto ha conosciuto mia madre. Lei avrebbe voluto impararlo, quindi avrebbe voluto insegnarlo. E Pino era una persona estremamente curiosa, molto introversa, molto aperta a tutti e alle idee e alle speranze di profondi cambiamenti che c'erano in quegli anni. Sì. Erano degli anni 60, che non erano anni di piombo, erano anni di speranze di profondi cambiamenti. Erano anche gli anni del Beat e del Provo. Vorrei ricordare che il primo numero di Mondo Beat venne circostinato proprio al centro anarchico Ponte della Risorsa. Allora, Giuseppe Pinelli era questo, cioè era molto attivo nel sindacato, era molto attivo nei sindacati di base, aveva contatti con diverse persone di diversi ambienti, anche del mondo cattolico, del politico degli stessi. Era una persona estremamente normale, che aveva una famiglia, lavorava, aveva il suo impegno politico, politica, non era un politico, si impegnava nel sindacato. Il clima in Italia, a Milano in maniera particolare, cambia molto nel 1969. Si intensificano le lotte nelle piazze. Ci sono parecchi scontri. 1969 è un anno in cui c'è un numero spaventoso di attentati, cioè alle rivendicazioni della piazza e alle speranze di una società dove venissero rispettati i diritti di tutti, si risponde con le bombe in tutto il 1969. Sì. Si culmina con la strage di Piazza Fontana, che è quella che fa le vittime. Per gli attentati precedenti che c'erano stati a Milano alla fiera campionaria, 25 aprile del 1969, e sui treni e alla stazione centrale di Milano nell'agosto dello stesso anno, vengono arrestati dei giovani anarchici, che poi verranno assolti 3 anni dopo, perché verranno riconosciuti responsabili i neofascisti Venitre e Ventura, anche di questi attentati. Ma questo dà l'idea di come già il clima verso gli anarchici si stesse arroventando, come si stesse intrecciando la tela. Sì. Contro di loro. A difesa di questi giovani anarchici arrestati, fino attraverso la Croce Nera anarchica aveva fornito l'assistenza legale, gli mandava libri, lettere, e tra l'altro una delle
cioè l'ultima lettera che Pino ha scritto, la scritta nel pomeriggio del 12 dicembre, e la scrive proprio a uno di questi ragazzi arrestati. E in questa lettera si legge: anarchia non è violenza, anarchia è ragionamento e responsabilità. Si reca in questura molto spesso per l'autorizzazione alle varie manifestazioni, alle varie iniziative, e viene ripetutamente portato in questura proprio perché è uno dei massimi referenti del movimento NAMI. Il 12 dicembre fino alla sera si reca al Circo Caldasole, al Ticinese, qui a Milano, che è un circo che avrebbe dovuto essere inaugurato. Lì trova la polizia e viene stato l'ufficiale Calabresi a seguire la volante con il suo motorino per degli accertamenti. Quindi per degli accertamenti. Per degli accertamenti. E segue la volante con il suo motorino. Entra nella questura e ne uscirà dopo 3 giorni di fermo illegale. Il fermo dovrebbe tutto al massimo durare 48 ore, sì. Si protrasse per oltre 72 ore. E dopo 3 giorni di fermo illegale precipitò dalla finestra posta al 4° piano dell'ufficio del commissario Calabresi, in cui stava subendo le medie interrogatorie. Nessuno dei poliziotti presenti nella stanza scende, né. Nessuno. Perché non potevano consultare. Noi venimmo avvertiti dai giornalisti quella notte. Io avevo 8 anni, mia sorella 9. Avevamo già assistito alla perquisizione del nostro appartamento. Io e mia sorella, il 12 dicembre, siamo tornati a casa e abbiamo trovato la porta di casa nostra spalancata e delle persone che poi ho saputo essere poliziotti in borghese, stavano buttando per terra tutte le carte che erano nell'armadio. Tra l'altro c'erano anche i regali di Natale che i miei genitori avevano lasciato nell'armadio. Quando andarono via, mia madre ci spiegò, ci disse che era successo un fatto molto grave, che il nostro padre non c'entrava nulla, ma che era stato fermato, e ci disse: gli faranno prendere un bel spaghetto per farlo tornare a casa. Una frase che mi è andata in fretta, per dire che cosa vuol dire prendere uno spaghetto? Stanno prendendo uno spaghetto. Nella notte tra 15 e 16 dicembre, mia madre ci svegliò, aveva trovato degli amici che sono venuti a prendere le mie sorelle, sono stati a casa loro, in modo che lei potesse andare in ospedale, hanno coperto l'ospedale. Quando sono arrivati i giornalisti a casa nostra, dire che Pino era precipitato dalla finestra, mia madre telefonò immediatamente in questura e chiese perché non era stata avvertita, e si sentì rispondere dal commissario Calabresi: signora, abbiamo tanto da fare. In effetti, invece di avvisare la famiglia, indissero immediatamente una conferenza stampa in cui presente il questore di Milano dell'epoca, Guida, che vorrei ricordarvi era stato il direttore del confino fascista di Ventotene, dove era stato rinchiuso Pertini. Presente il dottor Allega, capo dell'ufficio politico, presente il commissario Calabresi, disse che mio padre si era suicidato a dimostrazione della sua colpevolezza. Quindi questa tesi fu la prima che fu subito portata avanti da questo, diciamo, no, questa... solo qui. In quelle ore verrà arrestato Valfreda, sì, che si farà 1110 giorni di carcere da innocente e diventerà il mostro di Piazza Fontana. Ecco, questo è quello che è stato, e poi comincia
la seconda parte della nostra vita. La prima denuncia che viene presentata da mia madre è per le dichiarazioni infamanti del gestore guida. Quindi la prima denuncia è per diffamazione. Mia madre mi ha detto: alla morte non potevo porre rimedio. A quello che era stato detto su tuo padre, ho cercato di porre rimedio. La denuncia verrà archiviata perché il fatto non costituisce reato. Noi sappiamo per certo che il commissario Ferraresi continuò a indagare su Giuseppe Pinelli e cercare di attribuire delle responsabilità. Quindi era un indagare mirato. Mirato ad attribuire delle responsabilità. C'erano stati gli attentati sui treni della generale già per cui gli avevano cercato di evitare delle responsabilità. Un teorema semplicissimo, siccome non per dire. Gli attentati sono stati sui treni, i colpevoli sono gli anarchici, se gli anarchici fossero veri, gli attentati sono stati più. So che sembra, detto così, sembra una battuta. Ma in realtà era l'indagine. Era il modo di ragionare, era il modo di. Cosa succede? Succede che dunque mia madre si trova da sola, con due figlie, piccole. Certo. Noi cambiamo casa, cambiamo scuola. Succede che pian piano il clima cambia. Al momento è terribile. I colpevoli sono gli anarchici. Può fare che si è suicidato perché è colpevole con tutti gli anarchici. La fortuna che è quella stata, fortuna sempre tra virgolette, la fortuna che è presente quella conferenza, e poi sono un personale alla nostra porta, c'erano dei giornalisti estremamente, che si sono rivelati nel tempo estremamente coraggiosi, Camilla Cederna, Corrado Stagliano, Marco Nozza, che scriveva sul Giorno e che il 16 dicembre ha fatto quello che la polizia non ha mai fatto. È andato a cercare le persone che convalidassero, che hanno convalidato l'alibi di Pinelli e l'alibi di Bartolo. Perfetto. Queste persone hanno fatto del vero giornalismo di controinchiesta. Di controinchiesta. Il libro che ha scritto Nozza si intitola Il Pistarolo. È colui che segue le piste e non accetta le linee della questura. L'altra fortuna è che mio padre era una persona estremamente conosciuta e lo conosceva in diversi ambienti. I socialisti si muovono immediatamente, gli anarchici erano stati presenti in tutta l'estate, e i cattolici si muovono immediatamente. Perché? Perché mio padre era, come dicevo prima, una persona che si confrontava. C'è una bellissima lettera di Peppe Coltini, che è stato il primo obiettore di coscienza cattolico al servizio militare in Italia, e si è fatto 2 anni di carcere per questo. Sì. In cui immediatamente scrive ai giornali, dicendo che si chiede di Pinelli che io ho conosciuto, che non è quello deformato che esce dalla vostra versione. E ci voleva coraggio, un estremo coraggio. La nostra casa era un posto di mare. Come dicevo prima, io ero una persona estremamente estroversa che faceva entrare in casa tutti e di tutto. Elicia, mia mamma, lavorava a casa, scrivendo a macchina le tesi di laurea degli studenti piuttosto che i lavori degli assistenti universitari della Cattolica. E sono questi ultimi che si muovono subito, sono loro che vengono, allora faccio un passo indietro, mio padre aveva inciso nel legno una targhetta e aveva scritto io sono un anarchico. Io sono un anarchico. Io sono un anarchico. E tutti quelli che entravano in casa gli mostrava questa targhetta. E questo accendeva la discussione. In ogni caso.
In ogni caso, esatto. Comunque queste persone, questi cattolici, no, questi, chiaramente erano cattolici, dell'università cattolica, eccetera, però queste persone sono venute a prendere mia sorella quella notte, hanno accompagnato loro, mia madre, in questura. Il giorno dopo sono andate a riprendere il motorino di mio padre in questura. Ed erano accanto a mia mamma il giorno del funerale. Che motorino è? Montato sul suo viso, e ci voleva coraggio. Ci voleva un estremo coraggio. Poi loro adesso mi hanno detto no, non ci voleva coraggio, cioè sì, no, ci voleva coraggio. Forse con noi siamo stati coerenti, ecco, che è un'altra qualità che adesso non è più tanto in aula, la coerenza. Per quello che vedo mi fa capire che c'era un grandissimo affetto, che forse è anche quello che diciamo ha portato anche a conoscere così tanto la figura di suo padre. Cioè suo padre è un personaggio molto... Ti chiamavo prima. Ah sì, scusami, hai ragione. Hai ragione. Suo padre è un personaggio molto eclettico, per quello che ho capito. È una persona estroversa che poi alla fine non è soltanto quel santino che per molti... Era una persona estremamente normale. Ecco. Non è più per ogni tanto. Sì, era una persona che viveva il suo tempo. Perfetto, era soltanto una persona che viveva il suo tempo. Sì. Era una persona come molti di voi. Sì. Chiaro? Cioè una persona con degli ideali. Sì. Per lui la nazia non era solo un'idea, era un modo di vivere la vita. Cioè da mio padre e mia madre, considera l'epoca, parliamo. Certo. Non c'erano i tempi buoni. Sì. Perché infatti lavorare in fotografia, metà i turni. Mia madre si vedeva che se tenevi a casa, lui tornava a casa, mia madre stava lavorando, lui preparava da mangiare, veniva a prendere una bambina a scuola. Erano molto giovani, già avevano affrontato la vita di petto, per quel che capisco, perché voi eravate già grandicelle, pur essendo delle bambine, 8 e 9 anni. 8 e 9 anni. Sì. E in effetti loro... Suo cuore ha 40 anni, 41. Sì, sì. Diciamo che Dino ha conosciuto questo anarchico che è diventato il suo primo datore di lavoro, il nome Magazzino, e questo gli ha dato i testi da leggere. Che erano quelli di cui parlare. Sì. Sì, esatto. Fino alla possibilità di continuare a studiare aveva... non aveva cultura di studio. Non aveva, scusami, non ho sentito bene. Tanto da cultura di studio. Da autodidatta, però aveva continuato a formarsi. Si evince una grande voglia di vivere, anche quella che a volte abbiamo, diciamo, è trapelata anche dal documentario, se vogliamo, più superficiale, che a volte abbiamo visto. Quello che adesso ci confermi tu, ovviamente, con un'altra autorevolezza, è proprio questa persona che appunto, diciamo, ci sono due persone per quello che sto capendo. C'era quella che voleva soltanto vivere la sua vita e c'è quella che poi dopo è stata riletta con coraggio e con vigliaccheria, a seconda poi purtroppo dei punti di vista, dopo quel fatidico anno, dopo questa tragedia. Chiaro che c'era una persona che pensava che il mondo poteva essere diverso e ci credeva. Sì. Credeva, cioè a fine ho affidato anche l'etichetta di anarchico individualista. Individualista. Ecco, non c'era nessuno di meno individualista di lui. Lui comunicava con tutti, lui non pensava che un'azione individuale, lui pensava che il contributo di tutti individualmente avrebbe potuto scalfire quel sistema di potere. Ma lui credeva fortemente che si potesse creare una società diversa. E lo faceva tutti i giorni con il suo impegno nel lavoro, nel sindacato, erano anni di speranze. Di speranze. Di lotte di piazza. D'altra parte considera che tutte le più grandi conquiste sono dovute alle lotte italiane, certo, soprattutto dei lavoratori, la legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare, il divorzio, fatte tutto da lotte
di quegli anni, da Reggio sui manicomi. Certo, verissimo. Cioè c'era veramente un istante di cambiamento. C'era un fermento. Un fermento che hanno cercato di bloccare con le comunità. Perché ci sono c'erano fatti di attenzione? Proprio per bloccare tutto questo, per portare il paese sempre più verso destra. Tu credi che questo paese fosse, scusami, credi che questo paese fosse particolarmente incline a, diciamo, a pressare il fianco a questo modo di reprimere questo fermento? Anche perché considera che noi non eravamo, cioè noi gli interessi americani, l'Italia non era staccata dal resto della politica mondiale, vero? All'epoca c'era la divisione dell'Europa in blocchi. L'Italia era l'unico paese con una democrazia del bacino del Mediterraneo. C'era stato il colpo di Stato in Grecia nel 1967, c'era Franco in Spagna, c'era Saladar in Portogallo. Voleva portare l'Italia, perché metti la bomba? Per dire che è pericoloso, fate attenzione, tutti chiudi in casa. Cioè un governo forte, ci vuole un governo forte. Adesso dicono che praticamente quello che non ha fatto scatenare tutto ciò è la risposta che si è avuta ai funerali delle vittime di Piazza Fontana, quando migliaia di persone sono scese in piazza e in silenzio hanno assistito ai funerali. I familiari delle vittime di Piazza Fontana mi raccontano di una giornata tremenda, mi raccontano del 12 dicembre quando vengono avvisati che è scoppiata una bomba alla banca dell'agricoltura, una caldaia, quando vanno all'obitorio e conoscono i loro morti. E mi raccontano questo giorno di funerali, freddissimo, freddissimo a Milano a dicembre, grigia. In un silenzio, con una piazza stracolma, con un silenzio totale, totale. E rumor, per il capo del governo, si presenta con un ore di ritardo. Anche questo. Dava il senso. No, esatto, anche questo dà il senso. Fortunato Zinni, che è uno che è sopravvissuto alla strage, lui era un impiegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura e mi ha raccontato che il 12 dicembre pomeriggio, quindi la banca era una delle poche banche aperte al pomeriggio. All'interno della Banca dell'Agricoltura si svolgevano le contrattazioni degli agricoltori, dei commercianti, un po' come poteva essere la piazza del mercato. Mi racconta delle cose che sembrano preistoriche, ma no, non c'erano, tanto. Cioè, mi racconta che si trovavano nell'atrio della banca queste persone, questi commercianti, agricoltori, eccetera, e stringevano le loro contrattazioni, stringevano gli accordi, si parlavano, eccetera, e poi si stringevano la mano. E il compito dell'impiegato della banca era quello di tagliare queste mani che si erano strette e poi si passava le carte e faceva i documenti, diciamo. Sembra un racconto di qualcosa di arcaico, no? Sì. Quindi la mano è ecco, io taglio questa. E lui mi raccontava che aveva appena terminato una di queste contrattazioni ed era stato chiamato al piano superiore, dove c'era una grande vetrata. Ha fatto in tempo a salire ed è scoppiata la bomba. Sì. Quindi le persone che avevano fatto la contrattazione sono morte, perché si trovavano vicino al tavolo dove era stata depositata la bomba. Lui rimane illeso, cioè gli si frantuma addosso la vetrata, viene spinto in avanti ed esce senza un graffio, scioccato. Certo. È una situazione allucinante. E vengo a un certo punto chiamato mentre cercavamo di capire tra di loro, poi dice ero scioccato, volevo tornare a casa, mi ero appena sposato, volevo andare via da lì. Mi trattengono e mi dicono tu sei rappresentante sindacale
devi rimanere qua perché dobbiamo riaprire la banca. Ma come dobbiamo riaprire la banca? Non vedi cosa è successo? E si è sentito rispondere, tanto i colpevoli li abbiamo già. Ah. I colpevoli dovevano essere gli anarchici. Tanto i colpevoli li abbiamo già. Esatto. Quindi le accuse verso Fede, verso gli anarchici, proseguono per anni. In un primo momento vengono ignorate completamente la pista veneta, il giudice Schizzo aveva già raccolto la deposizione di Lorenzon, che era amico di Fede Ventura e aveva detto dove erano state comprate le borse per quegli attentati. Tra l'altro volevo ricordarvi, nel 1969 non c'è solo la bomba, la banca nazionale della deposizione. Tutte quella che sei morto, le bombe in tutte sono uscite, due a Milano e tre a Roma. La seconda bomba a Milano, la banca commerciale in Piazza della Scala, non esplode e verrà fatta brillare dagli artificieri, cancellando così possibili prove. Non verrà disinnescata, verrà fatta brillare. E le altre tre a Roma, due all'altare della Patria e una nei sotterranei della Guardia Nazionale della Morte. Quindi anche già come struttura, cioè compiere 5 attentati, meno che sia già una struttura militare, già una. Vabbè. Comunque la questione di Milano per connivenza o per obbedienza segue esclusivamente la pista anarchica. E sicuramente comunque segue ordini che provengono dall'alto. Allora, parliamo un attimo di processi. La storia chiaramente di Pinelli e la storia di Piazza Fontana sono due storie diverse, che hanno seguito per finali paralleli, ma che non si sono mai incrociate. Per Pinelli tutte le denunce presentate dalla Natemiglia sono finite in archiviazione. La morte di Giuseppe Pinelli verrà archiviata prima come suicidio, poi come morte accidentale, da cui la riporta dal titolo della sua rappresentazione teatrale Morte accidentale di un anarchico. Sì. Non so se avete visto, però è facilmente reperibile anche su YouTube. Sì. In caso guardatelo perché fa ridere. È grottesca, fa proprio ridere. E da allora non ha fatto altro che prendere i verbali della polizia. Quindi non si è dovuto neanche impegnare con il suo genio. Capacità, tecnica, ma il testo. E il verbale della polizia. I verbali della polizia. E poi verrà archiviata definitivamente dal giudice Gerardo D'Ambrosio nel 1975. Il giudice Gerardo D'Ambrosio è il primo giudice, il primo magistrato che esce sul luogo dove era morto mio padre, a 3 anni dalla morte. Quando vuole qualcuno, il magistrato di turno deve uscire immediatamente, nel caso di mio padre non è uscito nessuno. Era morto nessuno, era solo un ferroviere, un anarchico. Invece di Ambrosio fa delle prove importanti, la prova del manichino per vedere la traiettoria di caduta, e poi chiude molto velocemente. Non ha potuto usare né polizia né carabinieri, ha dovuto usare la guardia di finanza per fare i suoi accertamenti. E chiude velocemente, chiude escludendo il suicidio, escludendo l'omicidio. E dice che mio padre è morto per un malore attivo. Da me. Si è sentito male. E quindi avrebbe dovuto accasciare. Ma è precipitato da una finestra. E quindi per il giudice Gerardo D'Ambrosio il malore era attivo. L'unico processo in cui si discuterà della morte di suo padre fu quello intentato dal commissario Calabresi contro Fabio Continua, che fece una campagna di stampa violentissima contro il commissario Calabresi, indicandolo come l'assassino di Giuseppe Pinelli, con l'intento di farsi denunciare, si discutesse in un'aula del tribunale della morte di mio padre.
durante il processo i poliziotti cadevano in ripetute contraddizioni. Quando venne richiesto la resumazione del corpo di mio padre per fare una vera autopsia, l'avvocato del commissario Calabrese mi fu duce. Il processo si bloccò e quando si riaprì avevano ucciso il commissario Calabrese. E questo, oltre che inaccettabile da un punto di vista umano, ha completamente fermato la possibilità di arrivare a una verità giudiziale, perché la verità storica la facciamo qui. Nel corso degli anni, certo, le cose sono man mano cambiate. Io che ero piccola, cambiando scuola, avevano trasferito una scuola dall'altra parte della città, che dovevo raggiungere con un pullman, e man mano ho visto i muri di Milano che erano cominciati a parlare. I muri di Milano dicevano la strage di Stato, che alla prese assassino Pinelli è stato ucciso. Calabrese è diventato un capo espiatorio. Tutti i poliziotti presenti in quella stanza quella notte vennero tutti promossi e trasferiti in altre sedi. L'unico che venne lasciato a Milano fu il commissario Calabrese. Era un capo espiatorio dei suoi, chiaramente. La campagna di lotta continua fu veramente violentissima, assunse dei toni veramente fortissimi. L'intento era quello. Muore Calabrese il 17 maggio del 1972. Quella sera a Milano avrebbe dovuto essere inaugurata a Palazzo Reale, alla Sala delle Carriate, di una mostra. Qui veniva esposto un solo quadro di Enrico Bai, I funerali dell'anarchico Pinelli. Un quadro grandissimo, sono 12 metri per 3, con tre figure staccate dal contesto, dalla posizione. Ci siamo mia sorella, io e mia madre, e siamo fuori da questo qua. La mostra non si fece più, perché avevano ucciso Calabresi e impedirono di essere. E? Impedirono di scrivere una mostra. Cosa posso dire ancora? Che nel 2009 sì, abbiamo accettato di andare da Napolitano. Nel 2009 abbiamo ricevuto questa telefonata dal Quirinale in cui dicevano che il Presidente della Repubblica avrebbe inserito nel 40° anniversario della strage di Piazza Fontana, in occasione della giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi, il nome di Giuseppe Pinelli quale 18ª vittima della strage di Piazza Fontana. Ne abbiamo discusso parecchio in caso, se andare, se non andare, non sapendo neanche, cioè non sapendo che cosa avrebbe detto una persona. E lei ha usato delle parole forti, quasi da democrazia di diritto. Abbiamo avuto un bagliore di quello che potrebbe essere una democrazia. Lui parla di Giuseppe Pinelli come di 17ª vittima in Piazza Fontana, vittima due volte, di infondati sospetti di una strage. Ed è in quell'occasione che per la prima volta dopo 40 anni incontriamo i familiari del vittima di Piazza Fontana. E ci riconosciamo in una storia di giustizia e verità negate. E da quel momento abbiamo anche cominciato un percorso comune. Proprio l'altro giorno ero in una scuola con loro. E, chiaro, la loro storia è stata diversa dalla nostra. Chiaro, a loro lo Stato ha detto, noi abbiamo sempre avuto lo Stato contro, a loro lo Stato ha detto i colpevoli li abbiamo già. Mi hanno anche detto, perché si sono detto, erano ragazzini allora. Sono morti tutti uomini, hanno lasciato vedove con figli piccoli. Credo che il più grande avesse 27 anni, ma c'erano 8, 10, 15 anni.
sono proprio quindicenni di allora che stanno portando avanti la memoria di Piazza Fontana. E dice, ma chi eravamo noi? Cioè, tuo padre faceva politica. I nostri no. Noi non eravamo fuori dalla politica. Non pensi che una cosa del genere ti possa coinvolgere. E ti dicono i colpevoli di Adriano, che ci credi. Il loro avvocato fascista ha continuato per anni a portare avanti le accuse verso gli anarchici, ignorando la pista 20 del Novecento. Finché lo hanno rifiutato. Il loro processo si apre a Milano, da Milano verrà spostato a Roma, da Roma verrà rimandato a Milano, ma a Milano la loro procuratore di Pepoli disse che non si poteva celebrare a Milano per motivi di ordine pubblico e venne trasferito a Catanzaro, a 1200 km di distanza, con i mezzi che c'erano allora, quasi rendendo impossibile far vedere delle vittime che si sporcavano tutte le spese, seguire le udienze. Nelle carte del processo di Piazza Fontana, che è durato anni infiniti, che si è concluso nel 2005, c'è tutto. C'è la responsabilità dei fascisti, c'è la responsabilità dei servizi segreti, c'è stata una sfilata di politici, le loro connivenze, c'è tutto. Tra l'altro una cosa che mi sembra importante dirvi è che tutto ciò sta fatto online. I familiari delle vittime di Piazza Fontana, come già avevano fatto i familiari della strage di Brescia, che hanno fondato una casa della memoria, hanno digitalizzato tutti gli atti dei processi. Perché una legge italiana dice che tutto ciò che era anteriore al 1980 andava distrutto. Loro hanno digitalizzato tutto e adesso attraverso l'archivio Fontanini sarà messo disponibile online in un sito che se potete qua vi dico, che te lo devo leggere perché non me lo ricordo, in modo che sia fruibile a chiunque voglio sapere. Non con le difficoltà che hanno trovato i magistrati, perché anche parlavo con un magistrato quando è stato presentato questo sito, che ha avuto la possibilità di vedere quello che hanno trovato in questo, che non era un deposito di Appia, dove hanno trovato migliaia di faldoni. E mi ha detto tutto ciò che, tutti questi faldoni, tutte queste documentazioni, tutta questa marea di carta è innumerata, ma finché non la apri non sai cosa c'è dentro. C'è una difficoltà di lettura delle carte che è incredibile. Qualcuno ha messo online, si cerca di ovviare a questo inconveniente, no? E che sia fluibile. Il processo per la strage di Piazza Fontana, che vede in un primo momento condannati per l'eventura dell'ergastolo e per l'eventura che verranno fatti fuggire all'estero dai servizi segreti italiani, poi vedrà la loro completa soluzione, vedrà altri imputati, sempre ordini di studenti, che verranno prima condannati e poi assolti. Si conclude nel 2005 con l'assoluzione di tutti gli imputati. Chiaramente gli anarchici erano già usciti da tempo da tutto ciò, sì. Chiaro? Assoluzione di tutti gli imputati, vengono riconosciuti colpevoli, Fred e Ventura, ordini di studenti, non più condannabili perché già assolti nei precedenti procedimenti, e i familiari delle vittime di Piazza Fontana vengono condannati a pagare le spese processuali. Certo. Cosa che poi si ripeterà con i familiari delle vittime di Brescia. Quindi lo stesso iter. Lo stesso iter, gli imputati sono gli stessi. E la strategia è la stessa. E tutto ciò risulta dalle carte processuali. Anche a Brescia non sono arrivate ad avere delle condanne. Adesso c'è la Cassazione dice che si può continuare a indagare, quindi di forse c'è ancora un filaggio. La cosa importante di questo sito, di questa messa online di tutti i documenti, è che si potranno fare anche ricerche incrociate. Certo.
tra Piazza Fontana e Piazza della Loggia, che dire, che poi è la cosa più logica. Sì, sembrerebbe logica, considerando che stanno facendo tutto a spese loro perché non hanno assolutamente contributi, quindi non so quanto tempo ci vorrà perché tutto il materiale venga realizzato. Queste associazioni dell'Omiere delle Vittime sono associazioni. Capisco. E infatti hanno fatto un appello alle istituzioni, cioè qualcuno che si prenda la responsabilità e anche dia un contributo, vero? Tutto questo. A questo lavoro. Cos'altro ti posso raccontare? Ci hai raccontato, sei stata molto, molto esaustiva. È una domanda. Sì, sì, possiamo farti delle domande, qui c'è comunque una presenza, un gruppo di persone che ha voglia di farti delle domande, se tu hai ancora voglia di parlare, le cominciamo a porre. Se avete domande, delle volentieri, guarda. Perfetto, allora c'è una prima domanda. Senti, nel settembre del 70 un gruppo di anarchici che venivano dalla Calabria furono uccisi perché furono investiti da un camion guidato da un sodale di Valerio Borghese. Io ho avuto la fortuna di conoscere qualcuno di questi ragazzi e di aver letto quello che si trova oggi anche in rete su una forma iniziale di indagine che loro avevano fatto. Loro avevano una paura enorme, anche perché avevano parlato all'epoca con alcuni dell'ora di Palermo. Sai qualcosa rispetto a questo? Perché io penso che... Non so molto di più di quello che sai tu, nel senso che so questa storia, so di questi cinque ragazzi, so che sono morti, sì. In questo che è stato fatto passare per un incidente stradale, sì. So che la documentazione che loro avevano messo insieme non si è ritrovata, però so questo, non so molto. Cioè, c'erano persone che li hanno conosciuti molto bene, Roberto Garganelli ad esempio, anche loro me ne hanno parlato, però sai, come fate a rispondere? Io non li ho conosciuti, anche per me è una cosa che ho un po' ricostruito. È uscito anche un libro recentemente che parla di cinque anarchici calabresi. Però io non so dirti molto, neanche della documentazione che avevano raccolto, ma perché anche a me l'hanno raccontato, quindi mi spesso solo poter raccontare. Okay. Grazie. Ci sono altre domande? C'è qualcuno che vuole chiedere qualche cosa a Claudia? Comunque se venite a Milano? Potete vedere in Piazza Fontana ci sono due lapidi che ricordano mio padre. Il nome di mio padre non è nella lapide attaccata alla banca che riporta i nomi delle 17 vittime. E questo neanche dopo l'intervento della comunità. Assolutamente. E ancora ci sono queste due lapidi nel giardinetto davanti. Alla banca. Sì. C'è una prima lapide che è stata messa dagli studenti democratici milanesi nel 1977, mi sembra, e che dice a Giuseppe Pinelli, uccide innocente nei locali della questura di Milano. Sì. Questa lapide era molto deteriorata. Il livello di inquinamento di Milano, forse ne avete sentito parlare, non, anche il marmo si deteriora parecchio. Ed era stata sostituita con una targa nuova che riportava la stessa dicitura. Una notte, durante la giunta del sindaco Albertini, questa lapide venne portata via e sostituita con un altro ufficiale del comune di Milano. In questa targa ufficiale del comune di Milano si può leggere Giuseppe Pinelli, innocente morto tragicamente nel locale della questura di Milano. Ah, quindi era stata tolta la dicitura ucciso.
è stato tolto dal dispositivo. Non hanno avuto il coraggio di scrivere ma dove arrivo? Perché probabilmente gli avrebbero chiesto che cosa voleva dire. Complimenti. Dopo tre tempi, perché è disponibile per la città. Claudia, c'è un'altra domanda. C'è la... Dimmi. Quella, durante la manifestazione, viene recuperata questa primissima lapide così deteriorata e viene ripiantata nel giardino. Ah. Quindi in Piazza Fontana ci sono due lapidi, uno c'è scritto ucciso e nell'altro morto. Fortunatamente c'è la pervicacia anche di chi, diciamo, in maniera... Sì. Meno male. Quindi forse è quel barlume di speranza che ancora ti fa essere così accesa. Quando tu mi hai detto... Mi ha detto bagliore di democrazia di diritto, in effetti forse... è un bagliore però. È un bagliore, sì. Dove? Perché adesso parlano tanto di pacificazione di democrazia. Sì. Ma se non esiste la verità, se non c'è un riconoscimento di responsabilità, sì. Ma che cosa condividi? Se non è che i morti sono uguali. Io posso riconoscere che alcuni sono vittime. Come sono morti, ma è la vita che tu conduci che conta. Certo. Perché tu sia morto non ti fa eroe, ti fa tanto. E noi viviamo questo rimescolamento della storia in cui invece nei cammini vengono messi sullo stesso piano. Ma non è così. Cioè, in Sudafrica ha fatto una pacificazione, ma riconoscendo le responsabilità, dicendo andiamo avanti, ma ci vuole la verità. Il nostro paese senza memoria, senza giustizia, senza... finché non c'è questo, non ci può essere una memoria condivisa, cosa che sembra che avrebbero voluto fare nel 2009, ma non esiste una cosa del genere nel momento in cui non c'è la verità. E la verità è una. E la verità c'è. Che non si vuole dire. Che non si vuole tuttora dire e conoscere. E comunque le responsabilità forti, eclatanti, dello Stato, tutto ciò. Cioè, siamo dei servizi segreti responsabili dello Stato. Perché c'è uno Stato che ha ordito, che ha chiamato, che ha conquistato, che tutti gli Stati, infatti, sulla vicenda che ha affrontato, sono... E voi, e tutti acclarati, e venuti poi nel corso del processo. Senti Claudia, io continuerei con le domande, anche perché poi staremo ad ascoltarti così, in loop, senza... Io non saprei neanche dove però sono tanti gli spunti. Qui c'è Andrea, un altro dei presenti, che ti vuole fare un'altra domanda. Ciao Claudia. Ciao. Claudia, volevo chiederti, è plausibile arrivare, cioè è condivisibile arrivare a dire che il movimento neofascista in quegli anni ha attuato questa opera di mescolamento con i movimenti anarchici e in qualche modo ordito gli attentati per provocare un colpo di Stato? Cioè... Ascolta, i neofascisti non hanno ordito all'interno dei movimenti anarchici? Ok. Assolutamente no. Sì. Allora, che il movimento anarchico fosse molto infiltrato, questo sì, ma come probabilmente succede tuttora. Ok, ti parlo di... Nel circolo 22 marzo di Valbrega, di Roma, il numero di infiltrati era altissimo. Okay. C'era un mio avviso che era un fascista, c'era infiltrato la polizia, c'era infiltrato dei difetti. Vorrei che fosse chiaro che comunque gli anarchici non c'entravano, anche perché comunque un movimento così infiltrato e non riesce a impedire nulla. No, cioè, non volevo spostare l'attenzione sul movimento anarchico, è che accingendo dalla fonte che in questo caso ti voglio porre all'attenzione,
Mix 24, che è una trasmissione radiofonica sul palinsesto di solo 24 ore, si parlava poi, lo speaker arrivava alla conclusione, cioè dava proprio passo alla conclusione che attraverso anche i capi di Stato si fossero orditi questi attentati per programmare delle contromanifestazioni durante le quali ci sarebbero stati degli atti di violenza e si sarebbe dichiarato uno stato d'allarme. Okay, uno stato d'emergenza, giusto? Uno stato d'emergenza. Quando decretarono lo stato d'emergenza. Voluto dunque, per quale motivazione? Non mi è chiaro questo stato d'emergenza, poi quali vantaggi avrebbe portato a quali controparti politiche? Sicuramente la diretta su conquista la che l'Italia aveva il più grande partito comunista dell'Europa occidentale. Come ho spiegato prima, una clave dove è appena stato il colpo di Stato in Grecia, dei colonnelli, ci sono le altre dittature fasciste. Si voleva portare il paese verso un sistema autoritario. Questo non lo dico io, chiaramente, la ricostruzione che è stata fatta. E non ci sono riuscito perché c'è stata una resistenza fortissima. Cioè, c'era più volte il Partito Comunista che in quell'occasione, diciamo, che non si è comportato immediatamente bene, cioè si è schierato con le istituzioni, isolando gli anarchici perché potevano essere veramente colpevoli, diciamo che il Partito Comunista è arrivato dopo, ma c'erano parecchi movimenti che in quell'epoca si sono indignati e ribellati alla strategia che era chiaro che veniva portata avanti. E sono riusciti a resistere, malgrado un clima veramente pesantissimo. Cioè io ricordo degli amici, dei miei genitori che dormivano fuori casa, sono continui a fare dei colpi di Stato, ci sono stati tentativi di colpi di Stato, tentativi reali, e poi sono falliti e non si sa bene chi li ha adottati. Il clima comunque era questo. Quindi a chi giovava, a chi voleva... Anticomunisti, si può chiamare. Sì. Anche perché dobbiamo pensare il clima dell'epoca a livello mondiale. La guerra fredda, la divisione in blocchi. Cioè dobbiamo ritornare a ricostruire un attimo, cioè la montagna non cade dalla luna, è in un contesto storico, no? E in quel contesto storico noi ad esempio non siamo mai stati un paese indipendente, l'indipendenza americana è fortissima. Un attimino rimettere quello che è avvenuto allora nel contesto mondiale dell'ora. E non so se un po' che parla un attimo. Grazie. Va bene, ci sono altre domande? Non vorrei approfittare troppo della tua disponibilità, stai già da tanto, diciamo, parlando con noi. Io qualcuna ce l'ho personalmente. Se... E ci sono delle domande che sono curiosità, che ne dico 4. No, hai voglia di infatti, magari in maniera anche meno meccanica di questo collegamento. Guarda, per parlare a telefono, meglio sapere di me. Hai perfettamente ragione, sono d'accordo. Io più che altro quello che dico anche da questo incontro, oltre, diciamo così, a quello che potevo immaginare, è vedere una donna forte, combattiva. Questa è una bellissima cosa, perché in te c'è disincanto, però non c'è rassegnazione, almeno ho l'impressione che riesco. Dimmi. Però considera che io sono arrivata dopo. Questo è vero. La vera donna forte è tua madre. Mia madre. È quello che stavo per dire. E dobbiamo tutti. E lei dobbiamo tutti. Sì. Perché adesso è facile. Sì.
Adesso tutti mi dicono, ma certo che Pinelli non si è suicidato, ma certo che non c'entrava niente. Quello che ha subito mia madre, certo. Per tutta la puttana di madre, che è una donna di 40 anni, molto bella, e può difendersi da nemici e di amici. Da chi pensava che potesse essere facilmente impuntabile, spontaneitabile, si la tirava da una parte e dall'altra. Che si è fatta anche molto pura. Ma per difendersi, mia madre è una roccia per noi, per me, per mia sorella e per Dino. E ha messo dei paletti. Diceva, quando nella stessa serata suo padre veniva organizzate tre manifestazioni diverse, da tre gruppuscoli diversi, e uno mi tirava da parte, ma dall'altro mi andava a risolvere tre. E ha mantenuto tutto. Questo è il profilo. Io la so più. È bella come cosa, tu hai la... ci ha trasmesso, per cui adesso io parlo con te, mia madre mi è stata molto restia a fare il pubblico. Nel 1982 ha scritto un libro, che è stato pubblicato nel 2009 da Feltrinelli. Il libro si intitola Una storia, non si soltanto mia, l'ha scritto con il giornalista Piero Sarcucci. Una storia? Quasi soltanto mia. La morte di Pino è stata una storia di tutti. Molto bello anche il titolo. Una storia che ha sconvolto la vita della nostra famiglia. Io ti sento. Era vissuta come se fosse una storia tua, e ti sei accorto che era una storia solo tua, non era solo tua. E quindi sì, noi portiamo avanti la testimonianza. Nella maniera più, spero, più corretta possibile. È più onesta quello per se tu mi dici una cosa, io ti dico dammi le prove. Giordana di pochino parla di una doppia bomba. Sì, ti volevo chiedere infatti di che cosa pensavi di questo film recente. Per fare questo film, Giordana ha preso... Giordana, la produzione ha acquisito i diritti d'autore il libro che si è affrontato che si andava uscito. Capisco. Che è quello di Cucchiarelli. Perché il libro si è affrontato perché? Perché è un libro enorme, non saranno più di 700 pagine, si è affrontato. E sembra severamente documentato. Ed è tutto una, io penso, io ritengo. Ecco, la storia non si fa con io credo, io penso, io ritengo. Si fa con dei fatti. Si va ricostruendo, ma con delle prove tangibili. Capisco. In questo libro Cucchiarelli dice che c'era una doppia bomba a Pietra Montana. Una messa dagli anarchici, perché doveva girare in ballo assolutamente, e una messa dai fascisti. Giordana non fa questo tipo di operazione. Giordana dice che c'era una doppia bomba. Una messa dai fascisti e l'altra dai servizi segreti. Perché probabilmente i fascisti avevano fallito tutti gli attentati precedenti e quindi i servizi segreti hanno raddoppiato la bomba in modo tale. Queste però sono romanzi. Dove sono le prove? Dove parlano? Quindi qualsiasi cosa tu mi dici, soprattutto se ricostruisci una vicenda che ha toccato delle persone, deve essere più corretto possibile. Diciamo che o fai un romanzo o fai un documentario, se fai un romanzo non lo vuoi. Ma infatti, se non sbaglio, il titolo era proprio Romanzo di una strage, qualcosa del genere. Sì, altro perché si faceva a Pasolini. Sì, sì. No, che è poi un po' il suo mentore, sì. Però sono vicine del genere che non può dire. Mi rendo conto. Diciamo che Dana io lo considero un ottimo regista, ha fatto dei film decisamente validi come il 100 passi, quello del film passato. Sì. Ma questo film è molto frammentario, molto difficile da seguire. Cade totalmente sull'ipotesi della doppia bomba. Io sono d'accordo con te, anche perché, nonostante ritenga Giordano un autore molto sensibile,
ci sono film bellissimi che ha fatto come Pasolini, Un delitto italiano, proprio a proposito del poeta. Però in generale in questo film c'è qualcosa che non torna, e adesso tu che lo dici mi confermi anche questa, diciamo, questa lettura. Poi magari ne parleremo qui avremmo tante domande ancora da farti, il collegamento purtroppo tra un po' dobbiamo chiudere. Io volevo chiederti se tua sorella è tosta come te, è combattiva come te. Sì, assolutamente. Ti avrei chiesto di tutto, ti avrei chiesto anche il motorino che aveva tuo padre qual era, perché davvero ci sono tante curiosità rispetto a quella che è una storia anche nostra. Sono d'accordo con te, se mi passi questa, diciamo, questa metafora, penso davvero che la tua storia sia anche la nostra storia, tant'è che tutti più o meno conoscono il tuo cognome, che è un cognome importante, perché tu la storia comunque te la sei portata addosso fin da bambina a questo punto. Sì, considerando che Pink è diventato un simbolo dei negati, è diventato quello che non avrebbe mai voluto essere. Perfetto, non interessava. Però è molto bello che tu lo chiami Pino, è la cosa che ho pensato all'inizio quando hai cominciato a parlare. Devi anche considerare che io sono emotivamente molto coinvolto. Lo credo bene. Chiamando i miei genitori con il loro nome, sì, riesco a mettere il minimo di risultato di più. Certo, sono e quindi ho anche il mio di difendermi e di conoscere comunque la loro genitorialità. Sono mia madre, è mio padre, sono prima di Licia. Certo. Delle persone con una storia, con degli affetti, con una cultura, con delle emozioni. Io ti posso dire soltanto che davvero sono contento di averti conosciuto, come sono sicuro che anche il pubblico che c'è qui questa sera è contentissimo di avere avuto modo di ascoltarti, e non hai fatto altro che incuriosirci ancora di più, ancora maggiormente rispetto al mese prossimo per questo incontro. Io prima ho fatto una gaffa, ho detto che presentavi un libro, ma in realtà per avere un incontro, ma che sarà, credo, esaustivo quanto e meglio di un libro, perché il libro tu te lo porti praticamente dentro e ci puoi raccontare queste cose e tante altre ancora, magari davanti ad una platea ancora più grande rispetto a questo, diciamo, piccolo circolo informale che si è creato apposta per te. Io ti ringrazio ancora a nome della radio che rappresento, che appunto, ripeto, Radio Vostok, ti aspettiamo qui. Io personalmente ti auguro un buon Natale e delle feste conseguenti, e ti abbraccio davvero, è stato un piacere conoscerti. Grazie mille, grazie a tutti, e grazie per aver avuto ancora la voglia di ascoltare una storia così lontana nel tempo, eppure così vicina. Possiamo ringraziarti soltanto noi, ti aspettiamo, tanto un mese passa presto. Ancora ciao, un abbraccio. Ciao.